Ho conosciuto Vito Orsatti in Uruguay e nelle serate conviviali trascorse insieme presso le stanze di Luigi Olivieri ho scoperto che Vito, fin dalla sua tenera età, ha coltivato i germi di passioni che in tutto e per tutto sono affini o simili a quelle che hanno colpito il redattore fin dai suoi primi passi. Tra le diverse vocazioni che ci accomunano, l'entusiasmo per la caccia con il cane da ferma a selvatici veraci e la tigna del tiro a volo occupano i primi posti in assoluto. È con estremo piacere che vi presento, gentili telespettatori, questo mio nuovo amico cacciatore impegnato in una recentissima battuta di caccia in Scozia. Occasione immortalata dalle sequenze raccolte sul campo ed impresa diretta dal mio cameraman personale, il croato Pietro Sablic, ormai noto ai fedelissimi dei nostri video di caccia alla beccaccia. Poiché tre beccacciai di lungo corso ci si intende al volo, questa volta mi esimerò dal commentare immagini di per sé lautamente efficaci con i miei succedanei pareri. E ciò in ossequio all'amico Vito, il quale, per degustare al massimo i piaceri della caccia alla beccaccia e soprattutto il lavoro di coppia delle sue due specialiste beccacciaie, ama cacciare rigorosamente da solo e nel massimo silenzio. Ed ora, inoltriamoci anche noi nei meravigliosi terreni scozzesi in compagnia del nostro nuovo amico beccacciaio, al seguito di Ala, la femmina chiara, e di Norma, la femmina dal mantello scuro. Un'accoppiata di ausiliari specializzati che riteniamo meritevoli di entrare dall'ingresso principale in questo nostro nuovo video della serie a caccia di beccacce con gli specialisti. Non l'ho visto passare di là però, Neanch'io. Non neanche dietro, sto male. Ci permettiamo di interrompere brevemente l'annunciato silenzio stampa per invitare i giovani telespettatori ad osservare con quale perizia e quanta malizia il nostro nuovo amico compie le manovre di avvicinamento ai cani puntati nel bosco e nei pantani. Vito si avvicina ai cani senza trascurare mai il principio basilare del tiro al volo. E cioè l'importanza di trovarsi sul piede d'appoggio naturale quando la preda si invola. E ciò perché la stragrande maggioranza delle padelle nel tiro al volo di caccia vengono per lo più effettuate a causa di una sbilanciata postura dei piedi al momento del decollo della preda, essendo il piede d'appoggio giusto sempre quello antitetico alla spalla sulla quale si imbraccia il fucile. Un'altra. Porca puttana. L'ho presa? Sì, sì. Pecchito.
cerchi. Bella. Grande recupero. Veramente grossa, molto bella. No, è andata. Dobbiamo tornare ancora in fondo. Sì, sì. Grande recupero. Veramente grossa, molto.